In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Luca Ruffini nega di avere un flirt in corso con Paola Caruso, la bonus di Avanti un altro. Era stato il settimanale Novella 2000 a lanciare l'indiscrezione pochi giorni fa, pubblicando una nota in cui metteva nudo una presunta simpatia nata tra l'ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne e la bionda concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Luca Ruffini, affascinante protagonista del trono over del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, corteggia ora la trashissima Sonia Lorenzini al confronto della quale Tina Cipollari pare Coco Chanel. In molti, però, dicono, ci sia attrazione tra il tronista e Paola Caruso, concorrente dell'ultimo Grande Fratello e giudice a Selfie. Luca corteggia Sonia Lorenzini, e una simpatia nei confronti di Paola Caruso lo costringerebbe di fatto a lasciare il programma. L'uomo ha deciso di smentire la notizia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ribadendo la sua intenzione di restare tra i corteggiatori della bella neotronista. A distanza di qualche ora da quel momento, anche Paola Caruso ha smentito il flirt. La bonus, mentore di Selfie e le cose cambiano, risulta essere single. È già stata vicina a un uomo legato a Uomini e Donne e celebre la sua storia d'amore con Luca Sperarchi, ma sul flirt con Ruffini sarebbero state pubblicate solo falsità. Io non conosco neanche questo corteggiatore di Uomini e Donne a cui viene associata una mia presunta relazione. Mi spiace, è una bufala. Stando a quanti dichiarano entrambi, dunque, non ci sarebbe alcun flirt e Sonia può stare tranquilla. Va detto, però, che al momento la tronista sembrerebbe essere concentrata soprattutto su Alessandro Calabrese, suo corteggiatore ed ex protagonista del Grande Fratello. L'uomo risultava essere fidanzato con Lidia Vella, ma ha raccontato di aver interrotto quella relazione già diversi mesi fa. Chi se ne frega?